Bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare la seconda parte di un video che vi è piaciuto tantissimo, ossia quello degli Instagram Beauty Hacks Tested, ossia gli Instagram hack, quindi trucchetti di Instagram testati da noi. Dopo il primo video, che trovate anche giù nell'info box, me ne avete mandati tantissimi anche voi, e come potete vedere sono truccata in parte, perché la maggior parte di questi trucchetti di bellezza tratti da Instagram sono tutti quanti per la base. Quest'anno va la base glow, e quindi anche Instagram con i suoi trend si è adattato. Molte cose mi sembrano assurde, altre secondo me potrebbero funzionare, perciò armiamoci di blender e pennelli e iniziamo subito a vedere quali sono questi Instagram trends. Prima di tutto però, dato che fanno qui a Roma veramente quasi 40 gradi, io mi armo anche del mio cerchietto con le orecchie, che tra l'altro si sta distruggendo, devo comprarmene un altro. Ditemi se sapete dove posso trovare altri cerchietti così carini, perché altrimenti tra un po' mi rivedrete con il turbante, fa veramente troppo caldo. Sul mio Instagram mi sono proprio salvata, nella sezione elementi salvati appunto, una raccolta con scritto Instagram trend, e come potete vedere ne ho salvati 5, più uno che non è presente tra questi qua. I primi due trend che voglio testare sono questi due. Il primo praticamente è un trend che va ad utilizzare uno stick più un illuminante per andare a correggere le occhiaie. Come illuminante, per provare questo hack, vado ad utilizzare il Mary Luminizer, che è uno degli illuminanti, dei primi illuminanti più famosi del web, infatti io me lo sono veramente mangiato. E invece come stick vado ad utilizzare il Dose of Dew di NYX Professional Makeup, perché è un illuminante quasi traslucido che si adatta al colore della pelle e rimane più idratante, dato che la zona del contorno occhi è un po' delicata. Vado a fare però soltanto un contorno occhi, perché per l'altro ho un altro trend da testare. Allora, semplicemente la ragazza nel video andava con il suo stick a prendere l'illuminante, non si prende con facilità, quindi ne ho rotto un pochino e lo sto proprio pressando, non so se si riesce a vedere, per prendere più prodotto possibile. Alla fine ho ottenuto una cosa del genere. Mi fa un po' paura, vediamo. Oh mamma, devo essere inizio a mettere l'illuminante nel contorno occhi. Ok, ora sono proprio una lampadina. Aiuto. E dopo che sono andata a fare questa cosa oscena, mamma mia ragazzi, sono iper luminosa, vado con la blender a sfumare il tutto. Dove l'ho messa? Eccola qua. Ok, praticamente secondo questo trend, se io vado a mettere l'illuminante sotto il correttore, l'occhiaia dovrebbe vedersi ancora di meno. Dalla videocamera in realtà l'effetto è carino anche così, dal vivo sono completamente incrostata. È una cosa un pochettino... A questo punto io direi andiamo di correttore e vediamo che cosa esce fuori. Nel video la ragazza utilizza un correttore a goccine di MAC, che non sapevo esistesse prima di vedere quel video. Vediamo. Sapete che l'effetto non è per niente male? Perché è vero che va a dare un sacco di luminosità, ma proprio tanta luminosità allo sguardo. Guardate. E l'effetto crosta si è tolto, perché ovviamente era dovuto all'illuminante nella zona del contorno occhi, che comunque ragazzi non è perfetta. Soprattutto perché dormo un'ora e mezza a notte praticamente. Ma devo dire che l'effetto è carino, è molto luminoso, però non è una luminosità eccessivamente innaturale. Vedo che il contorno occhi è un pochettino più segnato, però direi che c'è una grandissima differenza tra le due parti, decisamente. Ok, per questo primo Instagram trend io direi, come voto da 1 a 5, di dargli un 3 e mezzo anche, è molto molto carino. Per il secondo trend invece andiamo a mischiare il correttore ad un ombretto barra pigmento arancio, per andare a creare il nostro correttore aranciato. Modalità Art Attack: in questa scatolina delle ciglia finte vado a sgretolare un po' di questo ombrettino arancio. Non esagero con le quantità, e vado a mettere tipo così. Cioè, boh, no, ho detto non esagero con le quantità, l'ho rotto tutto, vabbè.
e ora ci vado a mescolare un correttore così che si preme, diciamo, perché secondo me è un pochettino più facile da gestire in questo tipo di pack che sono andata a creare. Ok, voilà, è arrivato il momento più divertente della giornata, dove andiamo a mescolare la nostra creazione. Vorrei utilizzare un pennellino per farlo. Ok, ho trovato il mio unico pennellino pulito, andiamo a mescolare. E adesso che abbiamo creato questo colore aranciato, andiamolo a mettere direttamente nella parte più scura dell'occhio. Ne metto poco poco, ragazzi, perché mi sembra veramente iper aranciato. E lo vado a sfumare con il mio spugnettino. Oddio, si è subito seccato. Forse devo andare con le dita. Aiuto, ragazzi. Non si sfuma. Ha una consistenza secchissima, ovviamente perché è fatto da ombretto proprio. Maggior parte ombretto. Però diciamo che il lavoro solo l'ha fatto e non va a dare tanto spessore. Questo è l'effetto, ovviamente così non mi si può guardare. Andiamo a rimettere sopra lo stesso correttore liquido, che è questo di Astra che ho utilizzato dall'altra parte, e vediamo che cosa esce fuori con questo hack. Intanto da questa parte il correttore mi è andato un po' nelle pieghe perché ancora non l'ho fissato. Vediamo un po'. Ok, questi sono i due effetti dei correttori. Questo è il lato numero 1, il lato dove ho utilizzato l'hack dell'illuminante, e il lato numero 2, questo qua praticamente c'ho l'unghia nera è il lato illuminante, l'unghia rossa è il lato invece del correttore aranciato. Ditemi voi giù con un commentino, secondo voi quale dei due ha funzionato meglio. Ora ve li faccio vedere anche da vicino. Eccoci qua, lato numero 1, scusate, cioè ho delle borse pazzesche, e lato numero 2. Tra l'altro, ragazzi, ho anche la voce iper rauca perché non lo so, ho mal di gola da ieri sera. Allora, ci sono un sacco di altri Instagram trends. Quello che voglio andare a fare io adesso però è un trend nuovo del contouring che ho visto per la prima volta oggi. Consiste nell'andare a prendere una palette del contouring in crema e andare a metterci sopra una goccina di olio idratante e una goccina di illuminante liquido, e poi andare direttamente a fare il contour in crema. Questo dovrebbe rendere appunto la palette del contouring più morbida e dare un effetto più glowy alla base. Vediamo un pochettino che cosa esce fuori. Per farlo vado ad utilizzare il Dumix e l'illuminante liquido di NYX, la Way We Glow. Allora, io voglio utilizzare questo colore qui freddo e questo colore più chiaro, quindi vado subito con, opla, due goccine di Dumix. Mamma mia, speriamo di non rovinare tutto quanto. Shakerò bene e vado a mettere proprio una goccina dell'illuminante di NYX Professional Makeup. Ok, ci siamo. Iniziamo con il chiaro, vado a mescolare direttamente sulla cialda come facevano nel video. E adesso andiamo a illuminare. Ammazza! Prende un sacco di cremosità in più il prodotto così. Oddio, ragazzi, ho esagerato con l'highlight. Aiuto! Ok, la mia parte centrale del viso sprigiona luce propria. A questo punto vado anche sul naso a mo' di fondotinta, cioè. Ok, decisamente se avete qualche crema viso un po' troppo dura, questo vi dovrebbe salvare la vita, questo hack. Però fate attenzione ai colori che scegliete, perché io sono andata un po' troppo chiara. Adesso andiamo con la parte scura. E anche qua, dato che aumenta così tanto la copertura, cerco di fare attenzione un po' sotto al naso e agli angoletti. Ok, ragazzi, c'è ancora tantissimo prodotto sulla blender, ma secondo me così va bene. E vado con un pennello di Mulac, questo è l'Artist Brush, a sfumare per bene la crema. Beh, comunque devo dire che non è male, eh. Mi sembro un po' tornata alle elementari perché mi sto colorando tutta con le creme, che è una cosa che non faccio mai nella mia makeup routine normale. Io contour in crema raramente lo faccio, utilizzo molto l'illuminante liquido, ma per il resto, tra l'altro, adesso devo fare anche attenzione a come utilizzo la spugnetta, perché è tutta sporca di colore scuro. Quindi proprio mi sembra di star pitturando il muro di casa o chissà che cos'altro. Allora, basta impiastricciarmi. Adesso facciamo un altro hack, che a questo punto credo sarà il penultimo, perché ce n'era un altro che voglio fare, ma me lo risparmio per un altro video. Questo penultimo hack consiste nel creare un blush a lunga tenuta, e bisogna mescolare un rossetto liquido rosso
ad un correttore e poi andare ad applicare il tutto con il pennello. Questo dovrebbe andare appunto a ricreare un blush cremoso a lunghissima tenuta e di un colore sul rossiccio naturale. Sto togliendo il prodotto in eccesso da il portaciglia finte, così possiamo riutilizzarlo. Allora, il primo rossetto liquido che ho trovato rosso nella Makeup Collection è questo di Nabla, che si chiama Rumors, e vado a metterne un pochino nel nostro portaciglia finte. Dopodiché andiamo anche con un po' di correttore. Mamma mia, avrò una base pesantissima oggi, che non è il massimo dato che è agosto. Ok, correttore applicato. Riandiamo a fare il nostro mix. È uscito un colore molto carino che va sul fucsia, mi spaventa il fatto che sia così bright, quindi ci vado a mettere un altro po' di correttore. Ok, si è schiarito un pochino, vado a fare qualche puntino sul viso e con la parte dietro della blender vado a sfumare. No, no, ti prego, no. Ragazzi, perché l'ho fatto? È durissimo da sfumare e sembro, non lo so, la versione cosplay venuta male di Joker. Devo trovare assolutamente un modo di sistemare il tutto. Con il pennellino così sta venendo un pochettino meglio l'effetto. Io ho tutto il correttore nelle pieghe, quindi ho assolutamente necessità di andarlo a fissare, perché abbiamo appesantito tantissimo. Ok, adesso vado con una spolveratina di cipria trasparente su tutto il resto del viso. Cioè, ragazzi, ho messo, questo è lo zoom massimo che posso fare la macchinetta, ho messo talmente tanta roba sull'occhio dove ho usato il trick dell'illuminante prima del correttore che praticamente è diventato tutto uno schifo. Sto mettendo 8,5 kg di setting spray per togliere un po' l'effetto polveroso ed eccessivamente cakey della base, anche se io credo che qui ci voglia un miracolo, ragazzi. Adesso fuori dalla videocamera vado a fare il contouring normale in polvere, metto un po' di illuminante sullo zigomo e inizio a truccare la parte di sotto degli occhi e delle labbra, perché l'ultimo hack riguarda gli occhi, una cosa che io tra l'altro facevo anche quando ero piccolissima, quindi sono stata una grande anticipatrice di questi trend di Instagram di questo anno. Cioè, proprio una cosa che io giuro che facevo sempre, quindi se siete curiosi di scoprire l'ultimo hack, non scappate, ci vediamo a Makeup Quasi Finito. Allora ragazzi, ci sono, ultimo Instagram hack da testare insieme è quello della matita. Praticamente ci sono molte matite che o già partono da subito che non scrivono, come questa qui, non hanno una scrivenza che soddisfa. Allora, che cosa faceva la cara Deborah nel 2008-2009 quando si metteva la matita nera a caso su tutto l'occhio? Prendeva un accendino e andava a scaldare la mina. In questo modo la cera teoricamente si dovrebbe sciogliere e dovrebbe far sì che la matita scriva molto di più. Guardate qua. Ovviamente questo è un trend un po' tra virgolette pericoloso, perché dovete fare molta attenzione a non sciogliere troppo la matita e nemmeno a bruciarvi l'interno dell'occhio. Io vi sconsiglio di farlo, però vi dico che io da piccolina lo facevo sempre. Allora, vado a scaldare un pochino la punta. Mi metto qua perché c'ho l'aria della pala che mi fa calore. E adesso vado ad applicare la matita. Ecco qua, come vedete rimane sempre una delle mie matite non preferite, questa qui nello specifico, che è una matita di Sephora, la Black Pencil classica di Sephora, però comunque scrive molto molto di più di se la utilizzassi normalmente. Vi faccio vedere dall'altro occhio, tolgo la parte riscaldata, cioè guardate la differenza, credo che si noti, matita non riscaldata e matita riscaldata. Questo è un trucchetto che appunto già sapevo che mi sarebbe piaciuto. Ragazzi, il video finisce qua, io spero davvero tantissimo che vi sia piaciuto. Dato che parliamo di Instagram, andatemi a seguire sul mio profilo, mi chiamo Deborah Fully Makeup, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ragazzi!